Thank you.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. È un grande giorno di festa, questo che il Signore ci dà la grazia di vivere oggi. Domenica, giorno di resurrezione, 4 ottobre, con tutta la Chiesa, festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, testimone della fraternità, come il nostro Papa Francesco si è ripetutamente ricordato. Per noi di Bologna, festa di San Petronio, protettore e padre della città e della diocesi. Festa che non ci fa dimenticare i problemi e le sofferenze dell'umanità, ma che ci rende capaci di portare ai miseri un annuncio di speranza. Ci dà la forza di contribuire alla vera liberazione dell'uomo. In questo contesto riceviamo la grazia della beatificazione di Don Olinto Marella, presbitero della diocesi di Chioggia, che qui a Bologna ha testimoniato la sua totale adesione al Vangelo, la veste di arcivescovo e di delegato del Papa. Concelebrano con lui il Vescovo di Chioggia, i Vescovi della Regione Emilia-Romagna e i Vescovi di origine bolognese. Con animo grato e con cuore aperto a tutti i fratelli, ci disponiamo a lasciarci riempire dalla grazia di questa Eucaristia. Grazie a Don Stefano. Di fronte a Padre Marella, eroe della carità, chiediamo anzitutto perdono per il nostro poco amore, per la mediocrità del nostro amore, per le tante omissioni. E per celebrare degnamente questi santi misteri, lasciamoci rinnovare dalla misericordia di Dio che continua a credere che possiamo essere pieni del suo amore e donarlo a chiunque noi incontriamo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho avuto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico e beata Santa Vergine Maria, gli angeli, i santi, i fratelli, liberati per noi, Signore. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
Eminenza Reverendissima, l'Arcidiocesi di Bologna, che tutti noi qui presenti rappresentiamo, insieme a tanti altri che sono a noi uniti nello spirito, e non solo da oggi, anche in tutti gli anni precedenti dai quali ha iniziato a essere richiesta questa grazia della beatificazione, unitamente anche alla Chiesa di Chioggia che qui oggi è rappresentata, chiediamo al Sommo Pontefice Francesco di voler iscrivere nel numero dei beati il venerabile servo di Dio, Don Olinto Giuseppe Marella. Giuseppe Olinto Marella nasce nell'isola di Pellestrina, diocesi di Chioggia, provincia di Venezia, il 14 giugno 1882, figlio di Luigi, medico, e della moglie Caterina De Bei, insegnante. Dai genitori Olinto impara l'attenzione verso i più poveri ed emarginati dell'isola. Nella formazione del giovane spicca la figura dello zio paterno, Monsignor Giuseppe, che, individuate le doti spirituali del ragazzo, nel 1895 lo indirizza al Collegio Romano. Olinto, terminata la formazione a Roma, rientra in diocesi di Chioggia e riceve l'ordinazione presbiterale dal Patriarca di Venezia il 17 dicembre 1904. Nella diocesi di Chioggia Don Olinto riceve dal Vescovo l'incarico di professore di storia della Chiesa e di Sacra Scrittura presso il seminario. Inoltre, assieme al fratello Tullio, con i beni di famiglia, fonda a Pellestrina il primo ricreatorio popolare destinato ad accogliere i giovani bisognosi dell'isola e a dare loro un'erudizione di base e una formazione al lavoro. L'originale intuizione di Don Marella è quella di strutturare il ricreatorio sul principio della corresponsabilità dei ragazzi nella gestione della vita interna al ricreatorio stesso. Dal rientro in diocesi Don Marella è sospettato di simpatizzare per il movimento modernista. I suoi metodi educativi e l'amicizia che intrattiene sono considerati pericolosi. Nel 1909 viene prima dimesso dall'insegnamento in seminario e poi colpito con la sospensione a divinis, per cui non potrà esercitare temporaneamente le funzioni sacerdotali. Ciò che avrebbe potuto indurlo ad un'aperta ribellione contro l'autorità della Chiesa diventa per Don Olinto una via di purificazione e di santificazione, non venendo mai meno ai suoi doveri di sacerdote nelle forme che gli sono consentite dalla nuova condizione, egli si dedica interamente ad una vita di fede e di apostolato. Queste le parole che Don Olinto scrive al proprio vescovo che gli comunicava l'atto di sospensione. Eccellenza, stamane, celebrando la messa, pensavo e sentivo che sarebbe stata, forse per lungo tempo, l'ultima. E mai, come stavolta, eccetto forse il dì della mia ordinazione e quando celebrai sulla tomba di mio padre, sentii il valore spirituale della frazione del pane. Nell'attesa tristemente solenne, io mi sentivo più che mai sacerdote in eterno. Mi benedica, poiché pur sempre in Cristo sono e voglio essere figlio. Per provvedere al proprio sostentamento, Marella si laurea in storia e filosofia e prende l'abilitazione all'insegnamento, iniziando la docenza che lo porterà in numerosi licei italiani, fino a giungere nel 1924 a Bologna, come professore prima al liceo Galvani e poi al Minghetti. La casa in cui vive con la mamma, in via San Mamolo, ospita presto persone bisognose di ogni genere. Il cardinale arcivescovo Giovanni Battista Nasalli Rocca, dopo aver approfondito la conoscenza di Don Olinto, ottiene dalla Santa Sede la riammissione all'esercizio del ministero sacerdotale. Il 2 febbraio del 1925 Don Marella, dopo 16 anni di sospensione, può presiedere di nuovo l'Eucaristia. L'arcivescovo di Bologna gli affida l'apostolato nei baraccati, dove migliaia di persone vivono nelle nuove periferie della città in condizioni abitative e sociali di povertà e degrado. Il suo abito inusuale, una marzina, non permette di identificarlo immediatamente come sacerdote, ma la sua carità operosa gli ottiene ben presto l'appellativo di padre.
Oggetto della sua peculiare attenzione sono ancora una volta i bambini e i giovani, per loro padre Marella ottiene di poter utilizzare un dispesso magazzino comunale in via Piana. Lì i giovani apprendono un mestiere, vengono impartite lezioni ai più piccoli e a tutti Don Olinto insegna il catechismo in preparazione ai sacramenti, celebra la Santa Messa, Don Olinto chiamerà quel luogo la Cattedrale dei Poveri. L'azione caritativa e pedagogica di Don Olinto è profondamente motivata da riuscire a portare quei giovani all'incontro con Cristo. I bisogni dei più emarginati crescono con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Don Marella costituisce le case di rifugio, luoghi dove poter accogliere i tanti orfani che l'evento bellico sta generando. Giunto al termine dell'insegnamento, Don Olinto si può dedicare totalmente ai progetti per i giovani che culmineranno nella realizzazione della città dei ragazzi a San Lazzaro di Savona. Per venire incontro alle grandi esigenze delle strutture nate dalla sua fantasia ispirata, padre Marella inizia a chiedere l'elemosina nei luoghi più frequentati di Bologna. Finché le forze glielo consentiranno, proseguirà questa vita da umile questuante, sollecitando discretamente la carità di bolognesi. In una sintesi mirabile della sua vita travagliata, confiderà: posso dire con tutta la verità che la strada della mia salvezza è stata la carità. L'orgoglio mi avrebbe perduto, la carità mi ha salvato. Degni di citazione sono i santi che Don Marella ha frequentato: figlio spirituale di San Pio da Pietrelcina, compagno di studi e amico di Angelo Giuseppe Roncalli, poi San Giovanni XXIII, amico della famiglia Molla, assiste fino alla morte la giovane mamma, ora Santa Gianna Beretta Molla. La fama della santità di padre Marella si diffonde già in vita. Egli lascia questo mondo il 6 settembre 1969, circondato dall'affetto dei suoi figli e dalla stima dell'intera cittadinanza che lo ha definito la coscienza di Bologna. Sì. Noi, accogliendo il desiderio del nostro fratello Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, cardinale Santa Romana Chiesa, di molti altri fratelli nell'Episcopato e di molti fedeli, dopo aver avuto il parere della Congregazione delle Cause dei Santi, con la nostra autorità apostolica, concediamo che il venerabile servo di Dio, Olinto Marella, presbitero diocesano, pastore secondo il cuore di Cristo, padre dei poveri e difensore dei deboli, d'ora in poi sia chiamato beato e che sia celebrato ogni anno nei luoghi e secondo le regole stabilite dal diritto il 6 settembre, giorno della sua nascita al cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dato a Roma, in Laterano, il 18 settembre dell'anno del Signore 2020, ottavo del nostro pontificato. Francesco, Papa. Thank you.
la Chiesa che è in Bologna, unitamente a tanti devoti del nuovo Beato, grati e riconoscenti al successore dell'Apostolo Pietro, il Papa Francesco, rende grazie al Padre di Gesù Cristo e Padre nostro, al Dio tre volte santo, ed innalza l'inno di lode per avere proclamato beato Olinto Giuseppe Marella. Thank you.
Padre onnipotente e misericordioso, che hai scelto San Petronio per edificare la tua Chiesa con la parola e la santità della vita. Fa che, partecipando alla dottrina degli Apostoli, alla frazione del pane, cresciamo nell'unità dello Spirito per divenire autentici testimoni del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Lo Spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con l'unzione, mi ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per allietare gli afflitti di Sion. Parola di Dio. Thank you.
dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, per la grazia che mi è stata concessa, io dico a ciascuno di voi: non valutatevi più di quanto è conveniente, ma valutatevi in maniera da avere di voi un giusto concetto, ciascuno secondo la misura di fede che Dio gli ha dato, poiché come in un solo corpo abbiamo molte membra e queste membra non hanno tutte la medesima funzione, così anche noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e ciascuno per la sua parte siamo membra gli uni degli altri. Abbiamo pertanto doni diversi secondo la grazia data a ciascuno di noi. Chi ha il dono della profezia la eserciti secondo la misura della fede. Chi ha un ministero attenda al ministero. Chi l'insegnamento all'insegnamento. Chi l'esortazione all'esortazione. Chi dà lo faccia con semplicità. Chi presiede lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia le compia con gioia. Parola di Dio. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
Voi non fatevi chiamare rabbi, perché uno solo è il vostro maestro, e voi siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno padre sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del cielo. E non fatevi chiamare maestri, perché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo, chi invece si innalzerà sarà abbassato, e chi si abbasserà sarà innalzato. Parola del Signore. Ringrazio anzitutto Papa Francesco per aver concesso che Olinto Marella sia d'ora in poi chiamato con il nome di Beato. Sentiamo la gioia e la responsabilità di seguire Cristo e di essere figli di questa Chiesa e della Chiesa di Bologna. Rinnoviamo la nostra obbedienza filiale a Papa Francesco, che presiede la comunione della famiglia di Dio, roveto ardente davanti al quale dobbiamo sempre tutti toglierci i sandali, da servire e di cui mai servirsi, da onorare, perché nostra madre. La Chiesa, come la nostra Basilica di San Petronio, è sempre reformanda e ci richiede di rivestirla, di completarla con la nostra santità. Ce lo insegna Padre Marella, che accettò la sua sospensione divinis con giustificata amarezza, in espiazione, per avere modo di purificare il mio spirito, scrisse, di rendermi maggiormente degno di compiere quell'apostolato per cui ogni purezza è scarsa, ogni volontà più ferrea e debole. Ritroveremo, scrisse al suo vescovo, appena ricevette la comunicazione della sospensione, ritroveremo la nostra fraternità. Abbandonate le maschere che ce la nascondono e che ci rendono l'un l'altro tanto feroci. Allora,
quando ritroveremo la fraternità, con tutti gli uomini di buona volontà, grandi e piccoli, sospetti o inquisitori. Ci ritroveremo nella carità di Cristo, da cui tradimenti, agonie, fame, angustie, avvilimenti o morte, sia quella organica o giuridica, non potranno mai separare alcuno. Ecco, oggi contempliamo proprio i frutti di questa sua scelta di umiltà. Oggi ritroviamo la nostra fraternità, quella sua scelta di amore alla Chiesa, alla quale restò fedele rifiutando qualsiasi logica divisiva. Il suo è un esempio di come l'obbedienza e il servizio ricostruiscono la fraternità, proteggono da scandali che sempre la feriscono e la indeboliscono. Tutto sempre intorno a colui che presiede la comunione, cioè la fraternità, il Vescovo di Roma. Permettetemi di salutare le autorità civili e militari, in particolare il signor Sindaco di Bologna, perché rappresenta tutta la città. Oggi è una festa per tutti i bolognesi che hanno amato, tutti, padre Marella e lo hanno aiutato. Per questo abbiamo voluto la beatificazione il giorno in cui ricordiamo il nostro patrono. Saluto le autorità preferite da padre Marella, che sono i suoi e nostri fratelli più piccoli, i più grandi per il Signore e speriamo anche per gli uomini. Fra i tanti confratelli vorrei salutare in particolare Monsignor Tessarollo, che è il Vescovo di Chioggia, diocesi alla quale apparteneva padre Marella. Nella comunione tutto è nostro perché tutto è grazia. Desidero ringraziare il cardinale Biffi, che volle aprire la causa di beatificazione e che lo indicò come eroe della carità, coscienza critica della nostra città, tacita eloquenza, e sono sue parole, di una fattiva solidarietà umana e che è stato per tanti bolognesi indizio e presagio di quel mondo invisibile e più vero cui anch'essi anelano magari inconsapevolmente. È molto profondo e molto vero. Con lui ricordo il cardinale Caffarra, che concluse la fase diocesana del processo e che è ricordato proprio nel giorno della memoria liturgica di padre Marella, essendo morto, come lui, il 6 settembre. Per lui l'angolo di padre Marella è un luogo prezioso, perché impedisce, sono sue parole, che si oscuri nel nostro spirito la percezione della dignità di ogni persona umana, specialmente la più povera. In occasione della visita qui a Bologna, 3 anni or sono, e l'altare, il lambone, e sono proprio quelli che preparammo in quell'occasione, Papa Francesco, con la scritta cara al Cardinale Lercaro, Papa Francesco ci indicò 3 P da vivere: pane, parola, poveri. Il nostro Beato ci aiuta proprio a capire l'unità profonda delle 3 P. Il pane dell'Eucarestia diventa amore per i poveri. Durante la Santa Messa, all'atto dell'offertorio, padre Marella era solito, come segno di condivisione ed espressione dell'amore di Cristo per i poveri, distribuire un piccolo sostegno invece che raccoglierlo. E al termine della celebrazione le persone consumavano in chiesa la colazione, mensa che continuava con l'Eucaristica. E la scritta del cardinale Lercaro: se condividiamo il pane celeste, come non condividiamo quello della terra? Durante un inverno rigido, e con il permesso del cardinale Biffi, la chiesa di San Donato venne adibita a ricovero notturno, al posto del tabernacolo eucaristico, quello del corpo di Gesù nei suoi fratelli più piccoli. La parola ha illuminato la vita, e fedele a questa del padre Marella, e fedele a questa educava i ragazzi a diventare padroni di sé. La stessa casa di Dio l'ha voluta come famiglia con i poveri,
costruendo luoghi dove vivere con loro e dove tutti fossero accolti e avessero un posto. E poi, la preghiera, scriveva, è il respiro dell'anima, è la nostra conversazione con Dio. L'onnipotenza dell'uomo e l'impotenza di Dio, sono sue parole, perché Dio non sa resistere all'umile e costante invocazione della sua creatura. E la preghiera si nutre sempre dell'ascolto della parola. Pane, parola, poveri. San Petronio custodisce tra le sue mani tutta la città e ci insegna a sentirci uniti e a vivere l'amore per ogni persona. Rendiamo, come fece Padre Marella, persone, i tanti che altrimenti sono solo schiavi, dei senza volto, senza storia e senza valore. E continuiamo a scrivere il Liber Paradisus, ispirandoci a quel Dio che ci insegna ad amare e a difendere la vita sempre e per tutti. Infine, Padre Marella si legò ai poveri e affrancò tanti ragazzi dalla schiavitù, della povertà e della fame. Sorella della pandemia della guerra, sorelle della pandemia della guerra, e che è inutile, è impossibile distinguere tra loro. Voleva che nessuno rimanesse nell'inferno dell'abbandono e della disperazione, e ai tanti orfani non donava soltanto un tetto, ma una famiglia e un futuro. Sono nostri, e la sua paternità ci invita ad adottare noi chi è senza protezione. A noi, che in questi tempi ci confrontiamo con la pandemia e con le tante sofferenze fisiche e psichiche che questa provoca, Padre Marella ci insegna a non abituarci mai al male, a cercare risposte concrete e per tutti. Siamo sulla stessa barca, tutti fratelli. Non accettiamo che nessuno sia lasciato fuori da questa, perché vuol dire abbandonarlo in mezzo alle onde di tempeste terribili. E solo insieme possiamo uscirne, e non vogliamo che nessuno sia lasciato solo o indietro. Ecco perché Padre Marella, che non perse tempo nel fare la carità, e dopo la pandemia della guerra coinvolse tanti, direi quanti più poteva, tutti nel solidum dell'elemosina, mettendosi nel cuore della città, aiutando i bolognesi a capire la loro stessa città e a trovare il cuore. Ha avuto un intelletto d'amore, cioè una carità intelligente e creativa. Il cristiano è chiamato a essere buono, non compiaciuto di sé e approssimativo, ma padre dei poveri, e in quel caso ovviamente l'elemosina è soltanto l'inizio di qualcosa, che gli appartengono i poveri, perché presenza reale di Cristo. Padre Marella prendeva il posto dei poveri per poter dare loro futuro e diceva: non mi interessa il passato dei miei ragazzi, mi interessa il loro futuro. Costruì la città dei ragazzi perché i ragazzi vivessero da uomini nella città e perché questa fosse a misura dei più deboli. Dava responsabilità ai suoi giovani, perché come ogni padre desiderava il meglio per i suoi figli e non si dava pace finché non iniziavano a camminare da soli, consapevole che in ognuno di loro c'era un dono, secondo la grazia data, come abbiamo ascoltato, e desiderava uomini liberi, perché Dio cresce nella coscienza, non la teme, anzi la nutre e la difende. Ai suoi alunni diceva: quando pensate di aver capito tutto, vale anche per noi, quando pensate di aver capito tutto, avrete capito poco, perché l'intelligenza non è altro che un fiammifero acceso in un mare di tenebre, non ne illumina che una piccola parte, tutto il resto è buio, tutto il resto è mistero, tutto il resto è Dio. Oggi ci sentiamo più uniti e più determinati a riempire e a porgere noi quel cappello di condivisione e di solidarietà per rispondere alle tante sofferte domande degli uomini. Facciamoci umili mendicanti, come peraltro siamo, per preparare il futuro per altri
e dare il nostro cuore in elemosina. L'umiltà attrae e rende davvero grandi. Padre Marella, aiutaci ad essere noi i santi della porta accanto, a cercare noi il perdono di cui abbiamo bisogno, umiliandoci nella carità possibile a tutti, rendendo i poveri i nostri fratelli, gli orfani i nostri figli, adottandoli per trovare la beatitudine che non si compra e non si possiede, perché si regala e si riceve. Padre Marella, insegnaci ad amare nostra Madre Chiesa con intelligenza e umiltà, perché sia famiglia dove tutti sono fratelli, casa per gli orfani dove tutti sperimentano la misericordia, sentano sulla loro fragilità lo sguardo innamorato di Dio e degli uomini. La carità è la nostra gioia, perché non finisce, perché tutto crede, tutto spera e tutto sopporta. Grazie, Signore, tutti fratelli, e nell'umiltà e nel servizio, e con il Padre Marella, tutti beati. Io credo in Dio Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. San Petronio, insigne per le virtù e le opere, fu costituito da Dio sommo sacerdote del suo popolo. A questa intercessione che ha sostenuto il cammino di santità di questa Chiesa, espresso nella beatificazione di Padre Marella, facciamo ancora appello per sostenere la nostra preghiera al Padre Celeste. Ripetiamo insieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Perché la Chiesa custodisca integra la dottrina della fede trasmessa a noi dagli apostoli e dai loro successori. Preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per il nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Matteo, per il suo presbiterio, perché la sollecitudine dei pastori trovi corrispondenza nella generosità del popolo di Dio e si rinnovi la comunione con tutti attorno alla mensa della parola e del pane di vita. Preghiamo, ascoltaci, o Signore. Per i diaconi in Cristo, perché nel loro servizio il Figlio di Dio, Maestro e Signore, manifesti ancora la sua misericordia per i più deboli e la giustizia del suo regno. Preghiamo, ascoltaci, o Signore. Perché quan si servano al bene comune di questa città, perché illuminati dall'esempio di Padre Marella abbiamo a cuore la solidarietà come bussola all'edificazione del vivere insieme. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché cessi il contagio di questa pandemia e la sapienza di Dio ispiri
il rimedio ai problemi sociali, economici, lavorativi, sanitari che ha suscitato, perché le persone più esposte al rischio trovino tutele e soccorso. Preghiamo. Per la Pia Opera, la città dei ragazzi e le numerose iniziative di bene che la fantasia di Dio ha suscitato attraverso il suo servo, il beato Olinto Marella, perché l'esempio che ha lasciato nella memoria di questa città converta i cuori induriti nella diffidenza e nel rancore e apra cammini di tenerezza e di misericordia, preghiamo. Per tutti i defunti, soprattutto quanti sono stati toccati da questa pandemia, per una fragilità più esposta e per una drammatica solitudine, perché San Petronio li accolga in paradiso a godere della gioia vera, insieme con Padre Marella, con tutti i nostri santi, con la Beata Vergine Maria. Preghiamo. Ascoltaci. O Dio, Pastore e Padre delle nostre anime, per intercessione del Santo Vescovo Petronio, del Beato Olinto Marella e di tutti i santi della Chiesa bolognese, donaci di essere attenti alla Tua parola e di aderire sempre alla Tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Santifica, oh Dio, questi doni, segno della nostra offerta spirituale, e trasforma questa tua famiglia in sacrificio perenne a te gradito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. E rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente una cosa buona e giusta, il nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore. Tu doni alla tua Chiesa la gioia di celebrare la festa di San Petronio. Con i suoi esempi la rafforzi, con i suoi insegnamenti la maestri, con la sua intercessione la proteggi. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui ad adunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo,
nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. E rifaccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Petronio, il Beato Olinto Marella e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Matteo, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocata alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, secondo le nuove parole che il nuovo Messale ci suggerisce, cantiamo insieme. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre, liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli,
vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Chi desidera ricevere la comunione rimane in piedi al proprio posto e attende che il ministro lo raggiunga con il pane consacrato. Chi non fa la comunione si può sedere. Chi avesse invece necessità di comunicarsi per motivi di salute con un pane privo di glutine, solo a loro chiediamo di muoversi presso l'ambone dove sono state proclamate le letture, qui alla mia destra, all'angolo della piazza. Beati sono gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo ti custodiscano per la vita eterna.
Preghiamo. O Padre che ci hai nutrito, che hai nutrito la tua Chiesa con il corpo e sangue del tuo Figlio, per l'intercessione di San Petronio, nostro protettore, donaci di cercare sempre la tua giustizia e di progredire nella via dell'unità e della pace. Per Cristo nostro Signore. Eminenza, care bolognese e cari bolognesi, un saluto particolare ai cittadini di Venezia e di Pellestrina, che sono arrivati numerosi, e un saluto da parte mia a nome anche di tutte le autorità civili e militari che vedo numerose. È importante oggi che io possa dirvi a nome della città che siamo riconoscenti e siamo grati alla vita e all'opera del Beato Marella. Lo siamo perché ha rappresentato e rappresenta un esempio di impegno civico altissimo e perché rappresenta quello che è necessario per il futuro della nostra città. Noi sappiamo che il nostro patrono, San Petronio, tiene in braccio la città. Tutta la vita di Don Marella ci ricorda che questa città ha un futuro se dentro quella città c'è la città dei ragazzi, delle nostre bambine e dei nostri bambini, che dobbiamo sapere educare nell'autonomia e anche nella prospettiva di avere un futuro. E l'altro insegnamento che portiamo nel cuore e spero nelle nostre intelligenze è che Bologna ha un futuro se è una città che non ha esclusi, che è una città che è capace di accoglienza, se è una città capace di solidarietà. Questo dobbiamo anche al Beato Marella, questo dobbiamo alla nostra comunità, per essere all'altezza. Grazie. Grazie. Fratelli tutti, è il titolo bellissimo che oggi il nostro Papa Francesco ha voluto firmare ad Assisi. E qui siamo proprio tutti fratelli in Cristo, nel nome dei nostri carissimi e nell'esempio dei nostri carissimi fratelli santi, come San Francesco, San Petronio e il Beato Padre Marella. È un giorno meraviglioso, credo per tutti, tutti i bolognesi e tutti noi che abbiamo creduto in questo grande esempio di carità. Io ringrazio i numerosi vescovi presenti, i sacerdoti, i confratelli, veramente tutti. E ringrazio tutti coloro che si sono veramente dati tanto da fare per arrivare a questa bellissima ricorrenza di questa beatificazione. La Chiesa bolognese, ma anche la Chiesa Roma. Non posso dimenticare il caro Padre Elia, che è stato uno dei primi a impegnarsi per questa beatificazione. Il nostro carissimo presidente, ex presidente Zocco Osvaldo, che ci avrebbe tanto tenuto ad essere presente. Ma dal cielo sono sicuro che fanno festa insieme con noi. E mentre veramente ringrazio con tutto il cuore tutti voi qui presenti, vi faccio una confidenza. All'inizio della cerimonia ho pregato intensamente con tutte le mie miserie e povertà perché non piovesse, perché avevo gran paura che la pioggia bastasse questa bellissima ricorrenza. Il Signore mi ha esaudito e sono sicuro che anche voi avrete pregato. È una giornata meravigliosa che va veramente scritta nella storia. E mentre ringrazio ancora, voglio dirvi che le virtù eroiche che Padre Marella ha testimoniato, l'umiltà, la carità e la fede, devono essere d'ora in poi anche il nostro impegno quotidiano. Perché non si può essere entusiasti per certe figure senza poi cercare di imitarle. Padre Marella è stato un grande e Bologna si vede che se lo meritava e ne aveva bisogno. E noi siamo riconoscenti al Signore per questo bellissimo, grande dono che ci ha fatto. Una caratteristica che aveva Padre Marella era la sua testardaggine, cucciutaggine. Sua madre lo chiamava ostinazione.
ma per fortuna che era nel bene, per la carità, per il servizio a Dio e ai fratelli. Facciamo anche noi altrettanto e diventeremo anche noi dei beati. Grazie di cuore. Ormai al termine di questa celebrazione viene portata l'icona che raffigura il nuovo beato, che con la stola accentua il suo ministero sacerdotale, sorgente, piena di carità. L'icona verrà consegnata al camerlengo del capitolo metropolitano. Insieme alla reliquia di Padre Marella, che è stata solennemente venerata durante questa liturgia, l'icona sarà custodita ed esposta nella Cattedrale di San Pietro, perché continui la grazia di questo giorno. Tutti possiamo accedervi e pregare, contemplando questa immagine, godendo dell'intercessione del beato Olinto Giuseppe Marella, e sostenuti dalla grazia possiamo imitarne l'esempio. Ecco, prima di invocare la benedizione con l'intercessione del Beato Olinto Marella, anch'io vorrei fare qualche ringraziamento rapidissimo, e anzitutto ai tanti, tantissimi che hanno permesso di organizzare, nonostante tutti quanti le difficoltà, tutti quanti le norme, una assemblea come questa. Davvero devo ringraziarli tutti quanti, la collaborazione, le forze dell'ordine, il prefetto, il Comitato di San Petronio. Permettetemi di ringraziare anche le due persone che hanno guidato un po' in questi mesi la struttura organizzativa della nostra diocesi, che sono Don Alessandro Marchesini e la dottoressa Annalisa Zandonella, che con l'opera Marella tutta hanno permesso i tanti che tutto quanto andasse bene, e soprattutto anche la riflessione che questa beatificazione offre a tutti quanti noi. Quindi grazie davvero. E poi devo chiedervi così una, perché correva l'anno 1964 ed era il 4 ottobre ed era proprio qui a San Petronio che veniva consacrato vescovo un certo Luigi Bettazzi, che è qui presente e che lo ricordiamo ovviamente con tanto affetto, ringraziamo il Signore. Tra l'altro Padre Marella andò a Ivrea quando 3 anni dopo entrò nella sua diocesi, e quindi grazie della sua presenza. E sì, peraltro ricordiamoci che
è in Italia sicuramente l'ultimo vescovo del Concilio Vaticano II, quindi continua a essere ben presente, che ne abbiamo bisogno, Monsignor Bettazzi, tanto. Ecco, chiediamo allora al Signore, con l'intercessione di San Petronio e del Beato Marella, la sua benedizione su tutti quanti noi, sulle nostre comunità, su tutta la città, sulla città di Bologna, in particolare su quei tanti che Padre Marella ha fatto suoi, di cui è stato padre e che con il suo esempio, senza mai imporsi, soltanto con il suo esempio, ha permesso a tanti di aiutare e che possiamo seguirlo per trovare anche noi la beatitudine. Il Signore sia con voi. Per intercessione di San Petronio e del Beato Olinto Marella, Dio vi benedica con ogni benedizione del cielo e vi renda puri e santi ai suoi occhi e fonda su di voi le ricchezze della sua gloria, vi ammaestri con le parole di verità, vi illumini col Vangelo di salvezza, vi faccia lieti nella carità fraterna per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. In nome del Signore, andate in pace.
Grazie a tutti della vostra partecipazione a questa messa.